Salve a tutti amici, benvenuti di nuovo sul mio canale. Ragazzi, mi dispiace non essere riuscito a farvi gli auguri di Buon Natale per tempo. Ve li faccio adesso, anche se sono un pochino in ritardo, ragazzi. Però avevo avvertito che purtroppo, sapete, sotto Natale chi ha un negozio è preso fino a qua dagli impegni, per cui solo adesso sono riuscito a mettermi un attimo davanti al computer e a registrare un qualche cosa. Allora, ci saranno, ragazzi, grossissime novità con l'anno nuovo. Infatti voglio anche approfittare di questo spazio che abbiamo per noi per augurarvi anche il buon anno, il felice anno nuovo, ragazzi, che sia fortunato, mi raccomando, ve lo dico di cuore per tutti quanti voi, e carico di soddisfazioni. Però arriveranno anche grossissime novità, ragazzi, qua sul canale, nuove serie, ne continueremo di vecchie, ovviamente. Non vi anticipo nulla perché voglio che sia una sorpresa. Voglio proprio che quando voi accediate a un certo punto al mio canale, vediate proprio il video e dite: porca puttana, non me l'aspettavo. Voglio proprio farvi una sorpresa. Quindi non vi anticiperò nulla. Sono un pezzo di merda, lo so. Prima di tutto, ragazzi, voglio dirvi che adesso questo qui sarà il nostro video di Shadow of Mordor. Continueremo Shadow of Mordor, voglio portarlo a termine, d'accordo, in tempi relativamente brevi, quello che ci vuole per finirlo, però lo voglio terminare, perché dopo, finita questa serie, ne inizieranno di nuove, per cui mi raccomando, ragazzi, rimanete sintonizzati perché le sorprese non finiscono. Adesso vi lascio al video, ragazzi. Eccoci, ragazzi, siamo all'interno del gioco, finalmente siamo ritornati. Allora, con le nostre abilità fighissime che abbiamo sbloccato anche da poco, voglio andare immediatamente a fare questa quest, che è una delle principali, insieme all'altra di caccia. Voglio poi andare a vedere come ce la caviamo contro i capitani di questa zona, diciamo, perché vorrei provare a catturarne qualcuno e farlo far parte del mio esercito, che poi in realtà non so neanche bene come fare a potenziarlo. Penso che non è che posso portarmeli dietro, se ne vanno per i cazzi loro poi, quindi dovrò vedere come si fa a farli aumentare di grado. Allora, intanto, ciao ragazzi, fate finta come se non ci fossi. Avviamo la missione. Ehi là, devo battere questo stronzetto? Oh, ecco, sbloccheremo il potere del comando e della dominazione. Crea un esercito per sfidare i capitani Mamma mia, ragazzi, questa sarà epica, questa missione. Lei sempre muore lentamente. Ha un problema forte di congiuntivite. Perché sei tornato? Non hai ancora finito. Come sapevate dove trovarlo? Me l'ha mostrato. Non mi avete detto cosa volete in cambio? Solo che tu scopra di cosa sei davvero capace. Cerca un orco capo, fallo diventare comandante e tutti i suoi soldati saranno tuoi. Oh, mamma. E dove dovrei condurre il mio nuovo esercito? Portalo da me e te lo mostrerò. Adesso sì che diventa succoso sto gioco, mamma mia. Ok. Allora, dobbiamo fare le scarpe a un capitano. Marwen ha detto che vuole un esercito. Non formeremo un esercito, ma lo comanderemo. Dobbiamo trovare un capitano Uruk da soggiogare. Nei paraggi c'è uno schiavista di nome Grubrik. Lo costringeremo a servirci. Perfetto. Allora, trova Grubrik. Sgrublif. Chi c'è qua? C'è solo quello. Vabbè, cerchiamo di passarci un po' distante. Ma sentite gli orchi che parlano. Dove ci sono schiavi da torturare. Troveremo questo capitano. Ok, cerchiamo di passare oltre senza farci.
Dunque, ok, siamo qua. Ho sete di sangue di schiavo. Oh, guarda lì che c'ho. Dovremmo eliminarlo per isolare il capitano. Ok, abbiamo trovato Grublik. Allora, dopo aver dominato un capitano, tengo premuto RB, ok, più A, più toccare A, ok. Ora posso premere Y per dare un ordine. Cioè ti consente di inviare un tuo capitano marchiato, uccidere un altro capitano o a tentare di diventare la guardia del corpo di un comandante. Bello! Fantastico! Sta cosa è eccezionale. Sono morti altri schiavi. Portami esemplari più forti o sarai tu a finire frustato. Ma c'è qualcuno che sta molto male, credo, perché sento dei versi un po' inquietanti. Solo gli orchi più forti possono farlo. Spesso danno. Allora ci liberiamo prima di tutto di questi. Questi orchi sono pazzi, oltre che crudeli. Sono un po' tanti, effettivamente. Però sono tutti vicino al fuoco. Per cui, come prima cosa. Dopodiché, senza morte. Hai mai visto un uomo scorticato? Quanto piangerai prima che abbia finito? Ma vecchio mio. Ok. Tu sei mio. Mi obbedirai. E adesso mi obbedisci. Avanti, ammazziamolo! Porca troia. Questi con lo scudo sono un po'... merda! Arrenditi! No, cazzo! Dai, due o tre colpetti, giusto per caricare questo colpo. E adesso ti domino. No, non è possibile. E allora ti devo picchiare ancora un po'. Ricorda, ci serve Dio. Ok, adesso l'ho solo ferito. Ah, ce la siamo dati a vicenda. E adesso posso dominarti. Ancora no. Ti hai dimenticato? Non c'è niente, Glob. Allora, ho bisogno di picchiare questo? Ti distruggerò, Dark. Porco cane. No, dall'altra parte questo. Porca miseria, sa che sto perdendo la... vaffanculo, ho perso. Ho fatto la stronzata, credevo che bastasse ridurlo in fin di vita. Allora, riproviamolo un attimo. Allora, come cavolo è che si domina a questo punto? Lo dovrò fare di soppiatto, suppongo. Quest'Uruk deve essere un vero capo. Buffo. La cosa che desidero di più al mondo. Allora, facciamo così. Non è strano per me. Grublik. Io ho capito che devo tenere premuto RB, eccetera, eccetera, però... non mi stai spiegando. Allora, innanzitutto via quello.
Capitano, stamattina sono morti altri schiavi. Portami esemplari più forti, o sarai tu a finire frustato. Vediamo se si può fare di soppiatto a questo punto. Ieri notte ho sognato un uomo. Beh, allora, facciamo così. Era avvolto dalle fiamme. Hai sentito anche tu? Si stagliava su tutta me. Che ha fatto? Ha parlato. Questo lo chiamiamo un attimo. Ciao bimbo, vieni, vieni, tranquillo, vieni, sereno. Mi hanno un po' visto tutti? Tagliagli le braccia. Mi serve una scorta d'ossa. Ma mi hanno visto tutti, come cazzo hanno fatto? Non puoi ucciderci tutti, idiota. In realtà posso. Adesso mi metto un attimo qua, tranquillo. Inginocchiati, verme! Eccolo! Inseguiamolo! Aspetta, aspetta, che mi nascondo. Non mi fate nascondere, ma dai, cosa cazzo? Mostrami cosa sai del dolore! Va bene. Senza morte! Senza morte! Ti taglierò lentamente, gustandomi ogni istante. Va bene, mi avete convinto. Adesso... Ok, ho fatto una cagata. Questo è un berserk. Adesso solo parando e prendendovi un po' per il culo anche. Pronto a soffrire? Adesso cerco di dominarti. Però vedi che non è possibile. E allora? Adesso ti facciamo a pezzi. Aia. Aia. Inginocchiati, verme! Vabbè, questo l'ho ucciso così, va bene. Il vostro sangue! È ora di gridare, Glob! Merda, merda, ragazzi, come minchia si domina sto coglionazzo? Mostrami cosa sai del dolore. Ma vedete che non si riesce. Allora domino te. Per la luce. Tu stai fermo. Anche tu un attimo. Questo lo ammazziamo. Mi piace tagliare le teste. Non puoi ucciderci tutti, idiota. Allora, questo qua ce lo liberiamo. La testa, idioti. Terrorizzato e non va bene. Sei finito. Ma com'è che scappa così? Come cazzo lo domino io questo? Ah, ho capito cosa devo fare. Oh, ma sì, dai, era più chiaro di quello che pensassi. Oh, si fa così. E adesso lo marchiamo. Saranno dei ratti. E io che speravo di combattere. Perfetto. Adesso, se faccio così. Lotta con me. Perfetto, adesso l'ho preso. Adesso che ho... Ma l'ho dominato, Fifone, sì. Scappi davanti al pericolo, eh? Patetico!
Ok, ordina. E quindi adesso io a questo gli posso ordinare. Bello! Se dai ordine al capitano relativo al comandante, gli cerca di diventare guardia del corpo. Questo crea una missione di lotta per potere in cui dovrà dimostrare il suo valore. Premia per ordinare al tuo capitano di infiltrare la squadra di Tarz. Bello cazzo sta cosa, è fantastico. Ben fatto, è nostro. Dobbiamo farne una guardia del corpo se vogliamo che diventi comandante. Fantastico. È dal primo rombo del tuono che nasce presto la tempesta. Oh, questa cosa qua è fantastica, eh. Dai, liberiamo un po' di schiavi. Ragazzi, siete liberi. Grazie. Allora, perfetto. Adesso andiamo a finire questa missione perché è una figata. Adesso sì che combinerò dei casini con i capitani. Allucinanti. E quindi dobbiamo andare qui in cima. E una volta qua. Yeah. Onorate il nuovo capitano! Inchinarmi davanti a te? Prova a costringermi. Devo aiutare Grublik a eliminare coloro che lo sfidano. Uno. Due. Per ebbene? La gloria dell'oscuro signore. Il nostro pupillo usa la paura come arma. Siamo i suoi alleati invisibili. Un'ombra che segue e osserva. Bello, è questo cazzo. Lo stile degli elfi. Bello, bello, mi piace. Lottate al mio fianco o morite ai miei piedi. Il nostro capitano combatte bene. Attraverso la mia volontà guida gli Uruk di Mordor. Beh, in realtà sto facendo tutto io, eh. Se vogliamo essere sinceri. Io continuo a stare in alto. Guarda, guarda, si sta facendo strada il nostro capitano, come sono orgoglioso. E a me piace un sacco far fuori gli orchi, eh. Uccidete per me nel nome dell'oscuro signore. C'è uno che vomita lì. Ho sentito qualcosa. Sanguina per me. Ah, ragazzi, mamma mia. Quanti ne stiamo facendo fuori? Coraggio. Continuiamo a seguire il nostro pupillo. Ho battuto i deboli. Unitevi a me nel trionfo. Chiunque si opporrà a me pagherà col sangue. Che figata, ragazzi. Per le spade rosse. Guarda, guarda quanti ne arrivano. Ma che figo. Viva il capitano. Non moriremo mai. Lottiamo per i veri Uruk. Ora che abbiamo un cacciatore, bracchiamo la preda. Ok, e quindi? Ah, ok. È aumentato di potere.
Devo raggiungere il punto di osservazione senza far saltare scattare il comandante scattare ha il nostro capitano. Dunque ha scelto la morte. Un vantaggio maggiore ci preparerà alla battaglia. Ok. Fidati, c'erano più ghoul di quanti tu ne abbia mai visti. Dovresti ringraziarmi per averli eliminati. L'unica cosa che hai ucciso sono un paio di schiavi. Allora, vediamo un attimo come raggiungere questo posto. Il cuore dello schiavo era un po' stopposo. Questo perché è più buono quando batte ancora. Ascoltali, bestie ignobili e brutali. Sfrutteremo e controlleremo quella brutalità. È un po' che il senza morte non si vede. Pensi che sia finalmente morto? Ok, passiamo da qua senza farci vedere, ragazzi. Cerchiamo di farla un pochino più stealth. Non abbiamo nulla da temere. Anche se potrei distrarli onestamente con la bestiaccia che è lì. All'inizio pensavo che quelle nuove orme fossero di ghoul. Beh, perché no? In realtà potremmo anche farlo, eh. Allora, tirati un attimo. Ha dato uno schiavo a un Karagor, lo schiavista. Si è arrabbiato. Un Karagor! No, di qua! No, di qua, ma sono stupido! Cosa faccio? Ok, non mi hanno visto, fortunatamente erano un po' impegnati. E la cosa mi fa solo che piacere, eh. Per un attimo, ragazzi, pensavo di... di essere stato beccato. Ci siamo bloccati sul palo. Il comandante sempre con sé le guardie del corpo. Il senza morte è vicino. La vecchia guardia allora, del corpo. Vediamo di arrivare senza. Dicono che era nuova, sia peggio. Chi è che mi sta per vedere? Ah, quello là, ok. Allora, sì, è più semplice. Questo male ha ucciso chi amavo. Rivaliti, rivoltando quel male contro se stesso. La regina ha ragione. Siamo saggi a usare la crudeltà degli Uruk contro di loro. Ok, è più semplice di quanto pensassi, dai. Ops, non ci si riesce ad arrampicare qua. Allora, arrampichiamoci da questa parte. Oh madonna mia, fare questa cosa è impossibile. Ok. Tarz il coltello. Il pedone è al suo posto. Siamo pronti per la mossa finale. Anche avere l'abilità nel sangue. Allora, quando sono pronto a combattere devo avviare questa cosa. Allora, però mi ci voglio avvicinare. Odio il fatto che gli uomini abbiano così tanti stupidi monumenti di stupidi re che non sono neanche più in vita. Li abbatteremo tutti e li obbligheremo a costruire un... Allora, vediamo un attimo. Perché cazzo fa se? Che cazzo ho premuto? È il ravengo! Marchiamo anche questo, sì. Ok. Meno male, sono riuscito a marchiarli senza farmi vedere. Mamma mia, per un attimo, ragazzi, mi sono cagato un attimo in braghe. Allora, ci avviciniamo quel tanto che basta. Raccontaci di nuovo di quando hai ucciso il ramingo. Ma fai silenzio. Non ti do questa soddisfazione. Imploro se l'hai ucciso. Com'è che ieri ha fatto un massacro? Perché è un fantasma. Lo uccidi e lui torna. Allora, siamo pronti, ragazzi? I miei occhi a te. Avvia. Abbiamo un alleato. Molto bene. Secondo me non era. Ok,
usarlo in battaglia. Senza morte! Eh sì. Hai fatto un grave errore e te ne faremo pentire! Abbattiamolo! E intanto un colpetto io te l'ho dato. Guarda qua come te le sto dando. Guarda, guarda, guarda come gliele sto dando. Molto male, me le sto prendendo anche. Cazzo, con un colpo mi ha massacrato questo. Ecco, no, qua neanche questo dovevo farlo. Cazzo, però sono davvero tanti. Mamma mia! Non ce l'ho fatta, ragazzi, mi dispiace. Mi dispiace, dobbiamo riprovare immediatamente. Questa cosa va rifatta. Anche perché puoi picchiare quelli che hai... Ok, vabbè, siamo già a questo punto. E che ce ne sono davvero tanti, eh. Il pedone è al suo posto. Siamo pronti per la mossa finale. Allora, vediamo di non fare cazzate. Del tipo ammazzarci. Che cazzo è che mi stava per vedere? Mi servono molti più materiali di così. Mi vogliono due. Razza di globo fanno loro. Allora, fino a qua ci siamo. Arriviamo qui in cima. E attiviamo. Seguimi. Ok. Questo è quello, il primo da far fuori, secondo me. Beh, allora, questo di sicuro. Merda, l'ho mancato. Allora, uno l'abbiamo già fatto fuori. E che va bene. No, credo che non serva un cazzo. Per cui andiamo giù. Sii cauto, il pedone non va sacrificato. Verme! Dai. Sei stato tu, mi chiedo? Speravi di metterti in vantaggio. Ma in realtà l'ho fatto anche. La prossima volta chiedo. Vabbè, un po' sprecata così. Però... Allora, aspettiamo che vengano un po' fuori. Proteggilo, senza fili la marionetta non è che niente. Ma no, ma perché uccido i compagni lì? Puoi fermarci tutti, Ramingo! Beh, ma però posso fermare molti di voi, in realtà. Te la faremo vedere quando arriveranno i miei amici! C'è qualcuno nascosto lì! Porca vacca! Ma basta! Cioè, mi attaccano da ogni lato, non faccio tempo a premere un qualunque tasto. Allora, tu muori. Ok. Dov'è il figlio di puttana?
Eccolo lì, dai, sta morendo. Maledetto tu e la tua razza. Sì, sì. Dai. E ce l'abbiamo. Oh, è stata fatta, evviva. Ci voleva tanto. Una bella runa di quelle toste. Il nostro Grublik è diventato un capitanazzo. Però datemi le rune. Per l'oscuro signore, e tu combatterai per me. Questo è il mio dominio. Sono il comandante più forte di Mordor. Bene. Ci prendiamo anche questa. Ci ha dato grande forza. La forza non va dilapidata, ma impugnata. La regina ci mostrerà come. La strategia di Marwen ha dato grandi risultati. Un esercito con cui affrontare l'oscurità. Uno specchio che si specchia, pronto a inclinarsi. Dovremo tornare da Marwen. Avrà altro da dirci. Bran. Ok, video. E adesso sarà trasformato in un demone? Nel male? Non resistere, Michele Primbor. Insieme saremo invincibili. L'oscuro signore è debole. Il nostro esercito può distruggerlo. Spezza il bastone. Ma qua stanno ricopiando la roba di del Signore degli Anelli qua. Cioè, nel senso, bene, ora che posso vederti. Nel film? Figlia mia. Quando Saruman teneva il re di Rohan, era sotto l'incantesimo di uno stregone molto potente. Thalion, mi dispiace. Saruman ti ha portato qui, mio malgrado. Gli ho chiesto aiuto. Ah, vedi, è proprio lui allora. Invece sono finita prigioniera del mio corpo. Cosa hai visto nelle tue visioni? Ho visto i servi di Sauron. La torre. E la mano nera. Causano molto dolore. Se vuoi sapere dove sono, si trovano oltre il mare di Nurnen. Quanto è forte il loro esercito? Abbastanza da sconfiggerci tutti. Allora ne servirà uno anche a noi. Adesso possiamo iniziare a divertirci con gli orchi, veramente. Il male ti affligge ancora. Riposati. Farò i preparativi per la nostra partenza da Mordor. Molto bene, abbiamo sbloccato anche un achievement. Molto Saruman bene. È uno degli Istari. Col potere dell'anello avrebbe potuto costruire un esercito per sfidare l'oscuro signore. Ed è questo che faremo, sebbene una guarnigione non sia un esercito. Sì, ci servono altri comandanti per creare un vero esercito. Abbiamo sbloccato tra l'altro un'abilità, per cui direi andiamo immediatamente a prendercela. Allora, quella della freccia infuocata non è male. Ehi là, anche quella sta qua non è effettivamente male. Salita col
Con colpo d'ombra. Ehi. Ecco, questa potrebbe essere un'ottima, ottima cosa. E direi che la facciamo, infatti. Mi prendo questa, perché questa qua è utilissima per salire sopra le bestiacce. Ok. Allora, ragazzi, io come sempre spero che il gameplay vi piaccia. Vi ricordo, come sempre, in descrizione trovate la pagina di Facebook, per cui mi raccomando, un bel pollicino mi su al video, iscrivetevi se non siete iscritti. Mi trovate su Facebook, quindi mi raccomando, ci vediamo anche lì. E noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Alla prossima, state in campana! Ciao ciao!